Sono in seguito state aggiunte le parole che abbiamo cantato stasera e che sono un vero inno alla convivialità. Esse dicono così: quando bevo il vin chiaretto, amici, tutto gira, 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 così ormai bevo solo Anjou e Arbois. Il mio vino, il buon vino, ci ha reso allegri. Cantiamo e giriamo, amici, e mangiando un grasso prosciutto facciamo la guerra a questo fiasco. Da questa guerra simbolica a un fiasco di vino, il prossimo brano ci riporta invece a una guerra vera, la Grande Guerra, che 100 anni fa ha insanguinato le nostre montagne, lasciando una traccia dolorosa e indelebile nella nostra storia e anche nella nostra musica, soprattutto nei canti popolari di montagna, canti che raccontano l'esempio di innamorati crudelmente separati dai tragici avvenimenti di quegli anni, come ci narrano le parole di questo suggestivo intenso brano. Ho pregato la bella stella, tutti i santi del paradiso, che il Signore fermi la guerra, che il mio amato torni al paese. Ma tu stella, bella stella, prendi noto il mio destino. Vai oltre quelle montagne, là dove si trova il mio cuoricino. Da una melodia tradizionale friulana, inadattamente a 4 voci, curato da Alessandro Dall'Anima, al Prea. Jesus.
cioè che il meraviglioso repertorio della montagna mi è stato fatto conoscere dagli amici del Kai Carpi. Grazie. Sulle ali della musica torniamo di nuovo indietro di qualche secolo, ancora nel tardo Medioevo e Rinascimento, quando ebbe molta fortuna un particolare tipo di componimento musicale, la lauda spirituale. Come suggerisce il nome, la lauda è un canto di lode a Dio e in genere con parole in italiano dell'epoca. Le melodie, inizialmente popolari, sono poi state composte da insigni musicisti e con inserimento di più voci. Tra i più importanti autori di laude ricordiamo Giovanni Ninuccio, contemporaneo di Palestrina e maestro di cappella in San Pietro a Roma. Su invito di San Filippo Neri, Ninuccio compose molte laudi di ringraziamento che venivano eseguite dopo le omelie. Nella lauda che volevo farvi ascoltare, l'autore mette in grande evidenza come il fedele, assorto nella preghiera, si lascia come consumare dal grande amore che Dio gli dona e da cui non vorrebbe staccarsi più. Benedetto sia lo giorno. Lauda 4.10. Giovanni Ninuccio. Ave Maria.
Santa Maria, Madre Dei, Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus,
Paradossalmente questa gioia nasce in una situazione di grande sofferenza, come quella patita dagli schiavi africani d'America. Sappiamo bene come la loro incrollabile fede in Dio, il ricordo della loro terra lontana e il bisogno di cantare per alleviare le lunghe e faticose giornate nei campi di cotone abbiano spinto gli schiavi a creare un vasto repertorio vocale e nuovi generi musicali come lo spiritual, il gospel, il jazz, ad esempio. Il brano che vi proponiamo fa parte della tradizione spiritual e le sue parole si possono così riassumere: canto quando lo spirito dice canta, prego quando lo spirito dice prega, grido quando lo spirito dice grida, giorno e notte gli angeli mi custodiscono e obbedisco allo spirito del Signore, alleluia. La scuola Cantorum della Cattedrale di Stati vi ringrazio infinitamente per la vostra ospitalità e vi saluta col canto I'm Gonna Sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing and obey the Spirit.